Più sabbia! Ma stiamo facendo il possibile! Valle! Non voglio sentire scuse, né tantomeno lamentele! Al lavoro! O te la vuoi vedere tu quel grande campo? Ma un cazzo! Bisogna raccogliere più sabbia! E metterla subito sul mercato! Hai capito? Hai ragione. Al lavoro! Hai ragione. Tutto procede secondo i suoi ordini. Sì, non si preoccupi, capo. Ci penso io. Bene, bene. Molto bene. Adoro i piani di riuscita. È un piacere fare affari con lei. Lo stesso che per me. Mi stanno prendendo un palo. Finalmente a giugno mi sposo con Pia. No, raga, per festeggiare sabbia per tutti. Tesoro, non potevi scegliere il posto migliore per il nostro anniversario. Come cucina Pierre, il consomme di sabbia non lo cucina nessuno. Ci tenevo che fosse tutto perfetto. Abbiamo un motivo in più per festeggiare. Ho una sorpresa per te. Lo sai che sono curiosa. Non tenermi sulle spine. Ho finalmente concluso l'affare con l'ingegner De Martini. La cava di sabbia extrafine, destinata a suo figlio, finalmente è nostra. E potrai mangiare una sabbia ben migliore di questa. E un sacchetto di quella sabbia vale più del diamante che porto al dito. E quindi quella casetta St. Moritz? Sì, sì, è già il nostro. Faremo l'orologio venerdì. Ti adoro. E così la sabbia spopolò in tutto il mondo. Gli uomini iniziarono a mangiarla in qualsiasi forma. Addirittura si pensava di aver risolto un problema così grande come la fame nel mondo. Ecco qua, tavolo ribaltabile. Tac. Sedia rotante. Tac. Ma secondo te ci sono case così? Secondo me è molto mondo. Thank you.
ma forse non erano stati considerati tutti gli aspetti. E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? E per la politica interna è tutto, passiamo ora alla politica estera. Continua la penura di sabbia, le cave sono completamente svuotate. Il mondo si interroga sulle cause di questa tragedia, mentre cresce la tensione tra i popoli. Ci colleghiamo ora con la nostra inviata. Sì, grazie. Una volta qui era tutta sabbia commestibile, ed ora dilaga il nulla. Tutto è andato distrutto, ma forse una speranza c'è ancora. Buone notizie dal MIT, dove onorevoli scienziati avrebbero scoperto il procedimento per ricavare sabbia commestibile da alcune rocce. Sarà l'inizio di una nuova era o la fine di tutto? Sembra incredibile, siamo riusciti a mangiarci tutto il pianeta, ma ci pensi? Non ci pensare, ormai è andata. Pare che sul nuovo pianeta ci sia un'infinità di sabbia. Sì, ma non sarà mai davvero infinita. Forse dobbiamo pensare che in futuro... Ma su, dai, noi ci siamo salvati, è questo che conta. Il resto non sarà un nostro problema. Ma sì, hai ragione tu, non sarà un nostro problema. E a proposito, com'è che si chiama il pianeta dove andremo ad abitare? Non ricordo bene, ma mi sembra che si chiami pianeta Terra.